biopsia epatica ecoguidata naturalmente viene eseguita per malattie diffuse e sulle lesioni focali. Io ho cercato di inquadrare prima i punti in comune alle due metodiche, che ovviamente poi a un certo punto si diversificano anche chiaramente dal punto di vista tecnico e ovviamente per le indicazioni. In ogni caso, qualunque sia lo scopo della biopsia sul fegato, bisogna valutare prima dell'atto interventistico le indicazioni. Molto importante l'esperienza dell'operatore, il consenso informato in tempi di medicina difensiva. Questo è un atto preliminare assolutamente obbligatorio. E poi, ovviamente, la preparazione del paziente, che richiede sostanzialmente una accurata anamnesi farmacologica e i test per la valutazione della coagulazione. Durante la procedura interventistica, ovviamente, noi ci dobbiamo porre il problema di scegliere l'ago, vedremo se e quando fare l'anestesia. Qui parliamo di guida ecografica, ovviamente, perché la biopsia epatica, soprattutto per le malattie diffuse, può essere fatta può essere fatta anche per via transgiugulare, per via laparoscopica, e per le lesioni focali, ovviamente, ci può essere anche una guida TAC. Inutile dirvi che in termini percentuali è la guida ecografica quella che viene utilizzata universalmente. Altrettanto importante, qualunque sia l'indicazione e l'esecuzione, l'osservazione del paziente, perché le complicanze ovviamente sono soprattutto quelle di tipo emorragico, si verificano nelle prime 4-6 ore, per cui questo è un periodo di osservazione direi obbligatorio. Ora, a proposito di indicazioni, e questo vale appunto sia per le malattie diffuse che per le lesioni focali, qui è fondamentale ricordare che, essendo comunque un atto invasivo, noi dobbiamo essere sicuri della appropriatezza della indicazione, e vi faccio due esempi. Fare una biopsia in una cirrosi di cui sappiamo anche l'eziologia, di cui non abbiamo sostanzialmente bisogno del dato istologico, proporre una biopsia in questo paziente, tranne che non ci sia un rapporto con eventuali terapie sperimentali, ovviamente non ha senso. E lo stesso dicasi per una lesione carcinomatoso, un epatocarcinoma in fegato cirrotico, che ha qui addirittura due metodiche col contrasto positive. Fare qui la biopsia per la conferma della diagnosi non è assolutamente contemplata nelle linee guida, come vedremo, tranne ancora una volta, e questo è il discorso che si faceva stamattina, che questi pazienti abbiano necessità del riscontro istologico ai fini però di una terapia mirata o per studi sperimentali all'interno di trial ben codificati. Dicevo, l'esperienza dell'operatore è fondamentale. Viene fissato questo termine delle 40 biopsie annuali. C'è chi, voi in letteratura troverete, c'è chi consiglia un minimo di 20, addirittura qualcuno addirittura 100 biopsie l'anno. Io penso che una via di mezzo sia più che accettabile. E a proposito della preparazione del paziente, quindi parliamo ancora di una situazione in comune con le due metodiche, è importante ovviamente l'anamnesi, vedere tutto l'imaging, anche pesante, diciamo, del paziente, ovviamente la sospensione degli anticoagulanti tra i 5-10 giorni prima della procedura, il controllo dell'emostasi, il consenso informato, ancora da sottolineare, ovviamente paziente a digiuno. Sembra banale, ma prima di una biopsia bisogna comunque prendere un accesso venoso. E a proposito della sospensione dei farmaci, mi
Noi lo facciamo per abitudine e nessuno di noi penso che farebbe diversamente, però in letteratura ci sono delle comunicazioni che ci dicono che in realtà anche se la sospensione non c'è nel caso specifico dell'aspirina, il tasso di sanguinamento sia per le biopsie su lesioni focali che sul parenchima è comunque basso e non c'è differenza tra chi ha sospeso e chi non ha sospeso. Questo ci serve eventualmente come appiglio in situazioni, tra virgolette, di emergenza in cui sia comunque necessario fare una biopsia e non possiamo però aspettare i 5 o i 10 giorni. E lo stesso vale per il Plavix, il nome commerciale. Anche questo recentissimo lavoro dimostra che in una popolazione ovviamente altamente selezionata, in cui non è possibile sospendere il Plavix pena correre dei rischi ancora più grandi, l'esecuzione della biopsia in realtà non comporta dei rischi emorragici superiori. Ancora una volta si tratta di pazienti selezionati. A proposito di tutte le manovre che si fanno, anche quando per esempio i valori di piastrine e di NR sono ai limiti o addirittura un poco più bassi, è pratica, diciamo, clinica dare la vitamina K e le infusioni di piastrine, di quello che volete. La realtà è che non c'è nessuna dimostrazione scientifica che questi, diciamo, accorgimenti terapeutici modifichino la tendenza al sanguinamento. Io personalmente ho verificato in un paziente che aveva fatto una termoablazione ai limiti delle indicazioni, diciamo, per la coagulazione, l'infusione di piastrine gli ha provocato una reazione che stava morendo per la reazione alle piastrine piuttosto che per la procedura interventistica. Quindi bisogna, qua ritorniamo al discorso iniziale di valutare sempre bene qual è l'indicazione, se veramente è necessario anche in un paziente con coagulazione, tra virgolette, scassata, se sia veramente necessario fare la biopsia. Qualunque sia l'indicazione malattia diffusa o focale, dobbiamo scegliere un ago. In commercio ce ne sono tanti, ormai vengono molto usati questi sistemi semi-automatici o anche interamente, scusate, interamente automatici. A volte si tratta in realtà di una scelta puramente personale. In linea di massima, mentre per le lesioni focali è sufficiente un calibro di 18G, per l'epatopatia diffusa, anche se molti usano il 18, quello consigliato sarebbe il 16G. Io personalmente mi trovo ad usare un 17 e come vedremo poi non è soltanto il calibro, ma è anche la lunghezza del frustolo che condiziona l'accuratezza della diagnosi. Parlando di tecnica e guidata, ovviamente, quando si tratta di lesione focale è chiaro che noi dobbiamo localizzarla, evitare lungo il percorso i grossi vasi, le principali strutture biliari e scegliere l'approccio migliore. Io personalmente preferisco sempre, o malattia diffusa o malattia focale, sempre l'approccio per via intercostale, se è possibile farlo a destra. Se la lesione focale è a sinistra, ovviamente siamo obbligati all'approccio sottocostale. Una piccola puntualizzazione sulla necessità di farlo in sala operatoria, riprendo il discorso di Luciano. In realtà un teatro sterile non è assolutamente necessario. L'infettivologo sa meglio di me che queste sono procedure, come si dice, clean, cioè sono pulite, rischi di infezioni, di ascessualizzazioni. Con questo tipo di manovra, per le indicazioni più diciamo frequenti, non ce ne sono. E così come per l'anestesia locale, ovviamente maggiore il calibro, maggiore la necessità dell'anestesia locale,
ma spesso, mi dispiace che Ilario se ne sia andato, per esempio c'è chi come Ilario non fa neanche sulle lesioni focali neanche l'anestesia locale, che tra l'altro spesso dà più fastidio quella al paziente che non la puntura in sé. Dicevo, punto importante, ovviamente, qualunque sia il tipo di procedura e qualunque l'indicazione, il controllo post procedurale, come dicevo, sono le prime, quantomeno le prime 4 ore, quelle che devono essere più strettamente monitorate. Veniamo dividiamo adesso i due capitoli perché chiaramente per quello che riguarda le indicazioni specifiche della biopsia per le malattie diffuse, voi vedete queste che sono le classiche indicazioni, cioè appunto le malattie diffuse soprattutto ai fini di uno staging e del grading della malattia cronica, quando si tratta di valutare febbre di origine sconosciuta o di valutare dei test anormali. Epatici di cui non si sia riusciti a chiarire l'origine con i normali workup diagnostici. E naturalmente la biopsia, e qui ritorniamo al discorso di prima, ha una sua valenza e una sua indicazione laddove venga inserita in un programma di sviluppo di trattamenti che ovviamente richiedono l'analisi istologica. Capitolo a parte, ovviamente, è il trapianto epatico per la individuazione del rigetto. Ma come è stato più volte ripetuto, la biopsia su malattia diffusa è gravata da un certo numero di limiti, l'errore di campionamento, ne abbiamo già visto, il fatto che spesso i campioni biottici sono piccoli, per cui bisogna ripetere il prelievo, qui è molto importante la tecnica e secondo me anche il tipo di ago che usate. Io su malattie diffuse in genere riesco a trarre fuori frustoli tra i 3 e i 4 centimetri. E come sottolineavano i relatori che mi hanno preceduto, anche l'istologia è soggetta alla valutazione soggettiva degli operatori, è una tecnica che comunque ha le sue complicanze e ovviamente i suoi costi. Perché dico questo? Perché mi riallaccio esattamente al discorso, non so se si vede, al discorso di quello che diceva Marcello Mancini, e cioè che lo spazio per la biopsia, per le indicazioni classiche, soprattutto quello dello staging della malattia, quindi la valutazione della fibrosi, man mano che sono passati gli anni è andata riducendosi proprio grazie all'introduzione di Elasto, di altre metodiche, diciamo, non invasive di valutazione della fibrosi. Questo è un algoritmo che è uscito l'anno scorso sul New England. Come vedete che praticamente la biopsia è subordinata a una serie di passaggi preliminari in cui hanno ruolo tutte le tecniche che vi dicevo prima. E infatti, a conferma di questo che vi sto dicendo, questo bellissimo lavoro multicentrico francese ha dimostrato come, paragonando periodi, decenni diversi di studio, vedete fino dal 1997 in avanti e poi dal 2009 in avanti, vedete come è cambiata innanzitutto la eziologia delle epatopatie croniche che vengono valutate, perché si assiste a un crollo delle indicazioni per le malattie virali, e mentre aumentano quelle per la malattia alcolica e soprattutto per la NASH, che addirittura non era proprio considerata nel precedente periodo terapeutico biottico. E quindi c'è un cambiamento, e
Questo lo vediamo nella quotidianità, proprio uno shift per le indicazioni, per la tipologia di pazienti che vengono sottoposti alla biopsia. Quali sono i parametri per valutare una buona biopsia epatica? Dovrebbe essere, vedete, avere un diametro compreso tra 1,4 e 1,8, una lunghezza, 1 mi pare troppo poco, io direi al di sopra dei 2 sicuramente, e che contenga almeno 11 o 15 triadi portali, perché questo è considerato lo standard dai patologi. Come è stato ricordato, rappresenta la biopsia un 50 millesimo del fegato dell'adulto, e questo è, diciamo, in qualche maniera il limite stesso della biopsia. Di questa diapositiva vi voglio sottolineare come al di sopra dei 16 g aumentano, come calibro dell'ago, aumentano le complicanze emorragiche. E come la facciamo? Io personalmente sempre per via intercostale, c'è chi la fa anche per via sottocostale, si tratta di preferenze personali. Vi voglio solo ricordare che soprattutto la via diciamo intercostale è sempre praticabile, quella sottocostale non necessariamente, a volte c'è l'interpositio coli e altre situazioni del genere. Vedete, la biopsia epatica per malattia diffusa viene tradizionalmente fatta, o è stata fatta tradizionalmente, in cieco, cioè la percussione, si sceglie l'ottusità epatica e si scende con l'ago. C'è la forma cosiddetta assistita dall'ecografia, in cui si sceglie con l'ecografia il punto di entrata, e quella interamente ecoguidata, cioè in real time noi vediamo l'ago dove entra, quanto profonda è l'escursione e così via. Io personalmente oggi non capisco perché ancora si possa proporre una metodica del genere invasiva senza la guida dell'ecografia, che per me deve essere guida ecografica real time, perché trovo un controsenso, avendo a disposizione la possibilità di vedere l'ago momento per momento dove va a finire, perché rinunciare a questa opportunità? È quello che poi è successo per altri ambiti. Prendete la vena centrale per gli anestesisti, adesso è nelle linee guida e chi non lo fa è passibile di grossi problemi se succede qualcosa al paziente. E la mia, purtroppo, la mia domanda però non è retorica, perché c'è ancora chi pubblica lavori in cui dimostra che non c'è nessuna differenza tra eseguire una biopsia per malattia diffusa con e senza la guida ecografica in termini di efficacia e di complicanze. Se Luciano ha detto che io sono, diciamo, un poco No, veramente sono un po' assurdo. sono assurde, ma vi voglio far notare che questo è del 2016 e viene anche da un grosso gruppo. Poi, leggendo attentamente la casistica, si capisce che è stato messo dentro di tutto, e si capisce che chi la fa non ha nessuna né competenza ecografica né voglia di apprenderla, né tantomeno di chiedere a qualcuno che la sa fare di pungere sotto guida ecografica. Io non ho letto questo lavoro, ma quante complicanze c'erano? Diciamo sì, se certo, ma in linea, ma non ci arriviamo alle complicanze. Ora ci sono degli studi storici che dimostrano, parliamo degli anni 90, che dimostrano che le biopsie per malattie diffuse fatte sotto guida ecografica sono migliori in termini proprio di frustolo biottico e quindi di accuratezza diagnostica, e sono gravate da un minore numero di complicanze. E ancora una volta questo bel lavoro francese multicentrico dimostra in maniera incontrovertibile come la guida ecografica, sia esta
assistita, ecoassistita, comporta, come vedete nell'ultima colonna qui, a voi non compare il... c'è un... no, ho sbagliato. Comporta una... ecco qua, praticamente dal 9,8 di complicanze sotto guida, senza guida ecografica, con la guida sistematica ecografica si dimezza praticamente, il che sembra banale, ma evidentemente c'è ancora gente che ha bisogno che glielo si ripeta. E perché è fondamentale farlo con la guida ecografica? Questo è un caso che io ho pubblicato tantissimi anni fa e che risale all'epoca in cui la biopsia epatica veniva fatta con la percussione. È ovvio che il collega non poteva sapere di andare a bucare la parete della policisti. Se l'avesse fatto sotto guida ecografica, tutto questo sperpetuo non si sarebbe mai verificato. Andiamo invece alle lesioni focali. Io mi limiterò sostanzialmente alla lesione focale del cirrotico, perché altrimenti ovviamente il campo si allarga in maniera esponenziale. Abbiamo poco tempo e quindi ho fatto una scelta a priori, giusto per diciamo, inquadrare quali sono gli scenari clinici. Ovviamente la lesione focale in cirrosi, la lesione focale in un paziente con neoplasia nota, qua sembra di fare delle biopsie, tra virgolette, inutili, non è così, è quello che diceva anche Luciano prima, gli oncologi ormai fanno le terapie basate sui riscontri molecolari, sul gene profiling, quindi non è pensabile che non si possa fare una biopsia in un paziente di cui si sa comunque già tutto. Ovviamente una indicazione ovvia è il paziente che si presenta con una malattia metastatica d'emblée, senza che sappiamo che si sia riusciti a trovare il tumore primitivo, e questo è un ambito molto ristretto, molto particolare: lesioni dubbie o sospette per malignità all'imaging, anche incidentali, in pazienti asintomatici o paucisintomatici. Io che adesso collaboro, diciamo, con un grosso chirurgo epatico, vedo una quantità di masse epatiche in fegati non cirrotici, asintomatici, che sono colangiocarcinomi, i tumori più strani, più aggressivi, e che ovviamente in una situazione del genere la biopsia diventa obbligatoria, perché qui bisogna chiarire un punto fondamentale. Se è vero, e lo vedremo, che la lesione focale nel cirrotico il più delle volte non ha bisogno della biopsia, la lesione focale in paziente non cirrotico va sempre biopsata, tranne che l'imaging non sia chiaramente per benignità. Giusto per farvi vedere che noi usiamo tecnica o con la guida, che può essere laterale, oppure queste sonde dedicate per raggiungere, seguendo le tracce, il bersaglio. In realtà noi possiamo ovviamente utilizzare anche la mano libera per chi è un po' più esperto, ovviamente chi le sa usare tutte e due è avvantaggiato. Questo è banalissimo. Filmato di come facciamo la biopsia su un nodulo che poi si è rivelato un epatocarcinoma. Qui c'era una diagnosi di secondarismo alla TAC, malgrado le mie proteste sul fatto che fosse un epatocarcinoma alla CEUS. Ovviamente, siccome ancora oggi molti credono più alla TAC che alla CEUS, siamo andati a finire alla biopsia. Questo, diciamo, è una mia fissazione. È vero che noi le lesioni focali, nella stragrande maggioranza dei casi, le vediamo con l'ecografia, ma succede, anche se non frequentemente, che la TAC vede queste piccole lesioni focali. Questo era un paziente con un epato, con un carcinoma del pancreas, e l'ecografia è completamente
negativa. La lesione però la vediamo benissimo, anche se molto piccola, con la CEUS. Come facciamo la biopsia in questo qui? La facciamo TAC guidata? Non so se qualcuno ha esperienza di biopsie TAC guidate, sono di una indaginosità spaventosa, e spesso non sono neanche in grado di fare un microistologico, ma semplicemente un ago sottile. La soluzione, per i più esperti, quantomeno, ma anche per i meno esperti, è questa, cioè biopsare queste lesioni invisibili o poco cospicuo, vedremo anche un altro tipo di indicazione, durante la CEUS. Questo è un lavoro collaborativo che abbiamo pubblicato da poco, c'era anche Ilario, e senza entrare troppo nei dettagli, il criterio di selezione dei pazienti erano tutti quelli in cui nel corso degli anni la biopsia, vedete, è stata fatta durante la CEUS. Non abbiamo guardato l'ago che scende di qua, ma l'ago che scende da questo lato. Ovviamente, abbiamo raccolto oltre 100 casi, quasi tutte ovviamente malignità, e questa è una carrellata delle indicazioni principali. C'è una lesione che vedete non è proprio benissimo visibile, tra l'altro è attaccata alla colecisti. Durante la CEUS le lesioni sono chiaramente visibili e noi possiamo anche in assoluta sicurezza con un ago tranciante sfiorare la colecisti. Questo invece è il caso che vi ho fatto vedere prima, con lesione focale non visibile alla ecografia, ma visibile alla TAC. Per fare la diagnosi, naturalmente siamo ricorsi alla biopsia sotto CEUS, e qui vedete l'ago che entra, e per quanto il bersaglio sia piccolo, la lesione è stata trapassata e la diagnosi è stata fatta. Oh, scusate, c'era ancora. Qua non si può andare più avanti. Volevo dire semplicemente che la principale indicazione, ed è questa l'ultima parte del filmato, in realtà in ambito diciamo epatico, ma in realtà in ambito addominale, è la scelta dell'area vitale all'interno di una massa complex. Molte biopsie sono negative perché l'operatore ha la sensazione di prendere la lesione, la prende anche, ma prende materiale necrotico, e quindi la diagnosi non si può fare e bisogna ripetere la biopsia. Infatti, un 25% dei nostri 100 pazienti avevano già fatto una biopsia sotto guida tradizionale, che era risultata però inconclusiva per la diagnosi. E questo è l'ultimo, questo è un caso anche molto eclatante: un colangiocarcinoma che in basale ovviamente noi non vediamo, ne vediamo soltanto l'effetto, cioè la dilatazione delle vie biliari. Sotto CEUS noi vediamo esattamente la lesione che era ipoecogena, e la diagnosi è stata confermata. E questo è proprio lo scenario che vi dicevo, lesione complessa che sembra in realtà tutta solida, ma con la CEUS vediamo che solo la parte posteriore è quella vitale. L'ago ovviamente è stato messo in questa porzione, che tra l'altro è minoritaria all'interno della massa. Si trattava di una metastasi da carcinoma ovarico. Andiamo avanti e vediamo quali sono appunto le indicazioni. Questa è l'ultima release delle linee guida per lesioni focali, che non sono molto diverse da quelle che siamo abituati a conoscere, e cioè a dire che quando si tratta di una lesione più piccola di 1 cm si fa il follow-up, quando sono più grandi ci si affida alle metodiche di contrasto, che qui vedete sono soltanto la TAC e la risonanza
magnetica. Basta che una delle due sia positiva per diciamo l'epatocarcinoma. Sapete che la diagnosi fa sul precoce wash-in e il progressivo wash-out della lesione, del mezzo di contrasto dalla lesione. Se è soddisfatto questo criterio, la diagnosi viene considerata fatta, ma se non c'è questo criterio, allora qui si richiede una seconda indagine e finalmente si sono ricordati della CEUS e a quel punto, se neanche questa è dirimente, si passa alla biopsia. Quindi, come vedete, apparentemente la biopsia viene utilizzata solo dopo aver esperito tutte le metodiche di immagine. Questa nuova classificazione, in cui non mi sto a dilungare, è quella che in qualche maniera dovrebbe aiutare a parlare tutti quanti una lingua comune quando troviamo le lesioni focali nel fegato e questo lavoro recentissimo di scuola italiana ha dimostrato come il classico pattern che viene identificato con il cosiddetto CEUS-LIRAZ 5, cioè l'enhancement precoce e la dismissione progressiva dopo i 60 secondi, è quella che ha un'altissima specificità per l'epatocarcinoma e quindi ha buona ragione. La CEUS deve essere riconsiderata come tecnica di diagnostica anche di primo livello nella diagnostica delle lesioni focali epatiche. Vi volevo qui, non sono sicuro di potervi far vedere qual è la differenza tra un epatocarcinoma, che è questo di sopra, che si riempie subito. Questo invece è un'analoga lesione che si riempie ugualmente. Queste vanno per, ecco. Allora, la caratteristica dell'epatocarcinoma è che lo svuotamento avviene in maniera molto lenta. Vedete che non era chiarissimo lo svuotamento, mentre per la lesione focale, che in questo caso era un colangiocarcinoma, già a 1 minuto e 48 è praticamente completamente svuotata. Ed è questo criterio differenziale che va sempre tenuto a mente e che consente di fare quella distinzione tra l'epatocarcinoma, quindi il CEUS-LIRAZ 5, e viceversa il CEUS-LIRAD M, che sta per malignità, altra malignità. Tuttavia, questo pattern caratteristico dell'epatocarcinoma lo si riscontra con più frequenza man mano che aumenta il diametro del nodulo. Di fatto, nei noduli al di sotto fino a 2 centimetri abbiamo una possibilità di dover fare la biopsia fino al 40% dei casi. Queste sono, sempre rifacendomi alle linee guida ultime dell'EASL, le indicazioni alle lesioni, alla biopsia su lesioni focali quando l'imaging è inconclusivo, se la lesione è al di sotto dei 2 centimetri, perché questa è la categoria in cui è più probabile che l'imaging non ci dia i quadri classici. Ancora una volta ritorna quell'indicazione di cui si parlava prima, c'è un'indicazione forte a fare le biopsie quando il paziente sia inserito in un trial o in trattamenti sperimentali o quando ovviamente in un follow-up di una lesione indeterminata dal punto di vista di imaging, però la lesione cresce o cambia la sua ecostruttura. Ovviamente c'è sempre l'indicazione a ripetere la biopsia se il risultato istologico è negativo, ma noi siamo convinti sulla base dell'imaging che si tratti di una malattia neoplastica. Un'unica notazione: le piccole lesioni al di sotto di 1 centimetro, personalmente io sono d'accordo con le linee guida, che non sempre sono sempre
accettabile al 100%, ma in questo caso sì, perché fino alla metà dei casi sono lesioni evanescenti o benigne, perché è difficile la diagnosi differenziale tra nodulo displastico ed HCCL, il che significa che se noi trattiamo un nodulo displastico rischiamo di fare un overtreatment o quantomeno non è ancora codificato che trattare il nodulo displastico modifichi la storia naturale del paziente. Infatti una politica attendista in queste piccole lesioni di fatto non preclude successivi trattamenti, soprattutto ablativi, e non modifica di conseguenza la storia naturale di questi pazienti. L'ultima cosa, una asserzione di queste linee guida: le potenziali complicazioni della biopsia epatica sono comunque rare e in ogni caso dominabili e non giustificano l'astensione dalla biopsia diagnostica, perché molti dicono no, è una manovra invasiva, è inutile questo, quell'altro. Non è così, le complicanze sono comunque molto basse percentualmente, così come lo è la mortalità, e anche il famoso problema del seeding in realtà è una cosa molto gonfiata, ma direi che la parola finale l'ha messa questa analisi. È vero che esiste una percentuale non trascurabile di seeding. Il problema è che il seeding non ha nessun impatto sulla sopravvivenza del paziente, perché queste piccole lesioni, qui poi sta all'operatore che ha fatto l'ablazione, magari o che ha fatto o meglio la biopsia in questo caso, andare a ricontrollare il sito in cui è entrato l'ago con una sonda preferibilmente ad alta frequenza per studiare i primi centimetri della parete, perché questi piccoli noduli possono essere sicuramente tolti con una resezione, o addirittura qualcuno ci ha fatto anche l'ablazione. Per cui diciamo, per concludere questo discorso sulla biopsia, bisogna sempre valutare lo scenario clinico e l'imaging, che non sia soltanto l'attacco o la risonanza magnetica, ma fidiamoci anche della CEUS, che dà un sacco di informazioni, spesso che le altre tecniche non sono in grado di dare. Naturalmente fare un bilancio tra i rischi e i benefici per il paziente. E bisogna comunque stare attenti all'esperienza degli operatori, che in questo caso non è soltanto l'interventista, ma è anche il patologo. Grazie.